Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Dobbiamo raggiungere la cima dei Monti Gemelli e come farlo se non in maniera veloce con il Traspec che ci porta direttamente all'entrata dei Monti Gemelli. Perché dobbiamo andare a Monte Gemelli? Perché nello scorso episodio ho finalmente preso l'ultima spada che mi serviva, quella di Baihu. Quindi dobbiamo tornare sul Monte Rizuke, giusto? Eh sì, proprio un bel posto, Katie, vero? Puoi dirlo forte, è davvero magico. Allora, uccellaccio, papo lucente. Voglio un passaggio, certo, voglio arrivare in cima al monte. Quindi, con l'ultima spada presa, posso finalmente risvegliare la nostra amica Summer. Perché ancora mi attaccate che sono al livello 40? Non è vero, però sono molto più forte di voi. Ma grazie a tutte e cinque le spade possiamo risvegliare la nostra amica Summer, risvegliare la principessa e quindi avere un alleato in più per sconfiggere Votoscuro. Non mi aspettavo che la risalita al monte fosse così lunga e complicata, è davvero impervia. Chissà per quale ragione l'hanno resa così tortuosa. Non c'era motivo. Però ci sono gli yokai carini che magari uno si può reclutare, quindi se non sa dove trovarli, può trovarli qui. Quindi alla fine non è proprio, non tutto il male viene per nuocere. Ed eccoci quindi finalmente in cima. Ah, siamo arrivati. Che bello, siamo arrivati in cima. Niente da fare, non riesco a guardare in basso, mi vengono le vertigini. Qui è dove ho trovato lo Watch Spirito. Ah, che dolci ricordi. Già, sono successe molte cose da allora, non siete d'accordo? Puoi dirlo forte, abbiamo incontrato tanti nuovi amici negli ultimi tempi. Sai, Link, sono felice di poter vivere un'avventura simile in tua compagnia. E il merito è solo di questi orologi, tutto ciò è a dir poco incredibile. Se ben ricordate, ai tempi Alphonse era ancora nostro nemico, che poi non c'era bisogno che fosse nemico, bastava parlarci. Mi sono unito a voi solo per tornare a servire la principessa. Ora voglio solo sconfiggere Vuotoscuro e vendicare la perdita di Abil Guerriero, che tanto non è morto veramente, può essere morto. Alphonse, hai ragione, non possiamo permetterci di perdere la nostra battaglia, principessa. Bene, è tempo di agire. Mi occuperò io personalmente del vostro risveglio. Siete pronta per andare? Sì, cominciamo. Che belline. Nanji, Yomakai o Sberu Onizoku no Hime, Shika. Ware, Ima Kokoni, Itsuno Hoken o Mochite, Nanji no Tamashi o Toki Hanatam. Idai naru Hoken ni Yadori si Gonin no Majin yo, Waga Hime no Motoe Tsudoe. Toki wa Michita. Ima koso Nagaki Neburi yori Mezame yo, Shika. Attenzione, non dobbiamo usare quelle spade, per quale ragione? Ma chi è che ce lo dice soprattutto? Ah, ecco. Emma. Speriamo di aver fatto in tempo, ma non mi pare. その剣ではシカは目覚めない。全ては空なき E perché? による偽りの伝承だったのだ。 Tutta la profezia era un piano di Vuotoscuro, ma ti rendi conto, Vuotoscuro, quanto è Chad, quanto è avanti proprio di 10 passi? Dice, la profezia sul libro dice che riunire le spade serve a sconfiggere Vuotoscuro. Me. Quindi io, Vuotoscuro, faccio in realtà che la profezia mi libera, se non ha senso. Se le spade sono fatte per sconfiggere il male, e tu sei il male, non possono essere fatte per liberarti. Ma soprattutto, quando hai scritto quella profezia? Comunque, si può sapere di cosa vai blaterando? Dobbiamo fermare il risveglio. E dobbiamo farlo il prima possibile. Aspetta, Emma. Vengo ad aiutarti.
ことを。この時を待っていた。あらゆる世界、あらゆる妖怪が私の思うがまま。させるか。妖魔界の王ですら、もはや敵ではない。鬼族の姫、主家の力があれば世界からソラナキウイルスを消すことができる。主家の生まれ変わりである少女はその力の覚醒を急いでいた。鬼姫の力を復活させるために必要なのは5つの妖精剣。多くの困難を乗り越え、ついにその全てを手に入れた妖怪探偵団は、集めた妖精剣を天に掲げ、鬼姫復活の儀式を執り行った。だが、この儀式はソラナキの恐るべき罠であった。ソラナキは自らの封印を解くために、鬼姫復活という真っ赤な嘘の伝承を広めたのだ。そうして、まんまと力を取り戻したソラナキは、瞬く間に巨大な姿となってよみがえる。立ち向かってきたエンマ様に邪悪な妖術を打ち放った。それは時を超え、あらゆる時代からエンマという妖怪の存在を消し去ってしまうという、次元を超越する圧倒的パワーの妖術であった。第9章、永遠の友達。Allora, la cosa che più mi ha fatto un attimino fare un guizzo passo è: ma il doppiatore era lo stesso di Dio Brando? No, così è, tanto per capire se era una voce identica oppure se era veramente lo stesso. Così. E siamo al 9° capitolo, manca il 10° e il post-game sarà l'11°. Quindi non finisce qui, ci manca ancora un po'. Eppure Emma viene sconfitto nel 9° capitolo, wow. Comunque, niente da fare, non riesco a sentire la presenza di Emma da nessuna parte. Per forza, è morto. Quando un essere superiore ne elimina un altro, come segna Dragon Ball, l'effetto si ripercuote su spazio e tempo, quindi Emma non è in nessuna dimensione. Ma! Stiamo parlando di Yokai Watch. Sembra che la situazione non faccia altro che peggiorare. Quella luce sarà talmente irradiante da unire le tribù Emma e la tribù Kaira. La profezia menziona i nomi delle nostre due tribù risalenti all'antichità. Ma ora che Emma è scomparso, non potremo farla avverare. Beh, ci sono i suoi discendenti. Emma era la nostra unica speranza. È tutta colpa tua, Shutendoji. Tua e della tua fissazione per Shuka. Perdonatemi, io volevo solo che la principessa tornasse da noi. Arrabbiarsi non ha senso ora. Dobbiamo salvare Emma. La chiave per sconfiggere il vuoto oscuro è proprio lui. Non possiamo fallire. Quel mostro ha un potere immenso. Non sappiamo cosa ci attenderà. Aspettate un attimo. Tutto questo non vi sembra familiare? Anche Summer e Tate erano ad un passo da scomparire a causa mia. In che senso, scusa? Spiegati meglio. Beh, è andata così. E gli racconta tutto quello che è successo, certo. Quindi, la tua permanenza nel futuro ha quasi fatto sparire tua figlia? Esatto, ma dopo aver incontrato Katie, Summer e Tate sono tornati alla normalità.
Certo, abbiamo dovuto chiedere un aiuto alla signora per riuscirci, ma dopo aver ricostruito i legami risolvemmo il problema dei mondi. Ciò è stato possibile grazie al ripristino di un legame tra te e Summer. Così facendo hai permesso al suo futuro di tornare normale. E quindi? Come ricostruiamo il legame tra Emma e la tribù Kyra? Ecco, a scoprire la verità su Emma, questo dettaglio. Se non sbaglio, tu ed Emma vi conoscete da molto tempo, vero? Saresti disposto a raccontarci qualcosa su di lui? Te ne sarei grato. Andiamo nel passato a scoprire Emma? Certo. Emma il Grande nacque circa 100 anni fa ed è il nipote di Emma l'Antico. Purtroppo non ricordo nulla del resto della sua famiglia, compresi i genitori. Cosa? Com'è possibile? Già, e temo di non sapervi dire niente, neanche sul suo compleanno. Che strano. Sarà forse un effetto collaterale della sua scomparsa? Di una cosa sono certo però. Nacque il giorno del torneo Emma. Io so cos'è il torneo Emma, lo so per vie traverse, però non dico nulla. Magari chi non lo sa non se lo vuole rovinare. Il torneo Emma, quello in cui viene decretato il nuovo re degli yokai? E tu come fai a saperlo? Perché anche noi parteciperemo, è ovvio. Là troveremo lo yokai che ha rubato l'anima a due persone a noi care. E per salvarle dobbiamo sconfiggerlo. No. Prima le anime umane e ora Emma. Tutto sembra connesso al torneo. Sono d'accordo, detective yokai. Conto su di voi per risolvere il mistero. Zazel, capisco le tue preoccupazioni, ma ora dobbiamo trovare Vuoto Oscuro. Non è difficile da notarlo, è una palla gigante che sta in cielo. Penso che si noti piuttosto facilmente. Sì, va bene. Di norma il torneo è vietato agli umani, ma stavolta farò un'eccezione. Bello l'invito di Zazel. Ma questo è un invito speciale, incredibile. Con questo avrete accesso solamente al palazzo reale. Una volta giunti là sarà Emma l'Antico a permettervi di partecipare al torneo. Fate molta attenzione ragazzi, non sappiamo di cosa è capace Vuoto Oscuro. Ma io ho fiducia in voi, sono certo che non mi deluderete. E ci proviamo? Vieni Zazel, ne penseremo a riunire gli yokai più forti per tentare di vincere. Grazie mille ad entrambi, cercate di stare attenti anche voi. Però io sapevo che il torneo lo potevo fare post game per vincere certi yokai. Prima dovremmo parlare con Alistair e Perla? No, non credo. Eccola là, la nonna ovviamente ci fa parlare con Alistair e Perla che sono venuti nel nostro mondo. Dunque, qual è il nuovo acquisto? Ok, il bimbo. Che bello rivederti, Akala. Cosa ti porta da queste parti? Quindi non erano Perla e Alistair, strano. Sei davvero tu, Akala? Ma certo che sono io, perché non ti fidi? Il fatto è che per quale motivo non hai interrotto il rituale del risveglio? Cosa? E come avrei potuto fare, scusa? Non mi avevate detto niente. Stai scherzando? Hai appena detto di essere Akala! Ah, oh, come siete tragici! Perché non provate a rilassarvi un po'? Abbiamo afferrato il concetto, grazie dell'aiuto. Di niente! E poi cosa sono quei musi lunghi? D'ora in avanti ci sarò io con voi! Grazie, finalmente a 100% Akala. Fudomyo boy! Fudomyo boy! Sì, Akala bambino. No, questo soprannome non ho. Chissà perché lo chiamano Akala in inglese, ma anche in giapponese c'è qualche... Non ricordo di preciso quello che ho letto perché l'ho letto in 3 nanosecondi e non mi andava neanche di leggerlo. Ho proprio dato una sbirciata veloce al nome. Signora, lei vuole farci il rango A. Devo farlo, devo fare il rango A. Se no l'ultimo capitolo col cavolo che l'affronto. Devo sconfiggere 3 yokai che ci indicherai, ok? E quali sono questi yokai? Pioggia Rihanna? Compare solo nelle giornate di pioggia? Se non piove non preoccupatevi, dormite e riprovate il giorno dopo. Il secondo invece è lo fuoco, ci aspetterà presso gli hamburger e vendicanima che lo troverete in una palestra. Saranno forti, ma intanto iniziamo a farli. E a questo punto io metterei anche Akala bambino in squadra. Dunque, qui incontriamo Leo Fuoco da sconfiggere e ci ha detto che è forte.
Sì, vorresti combattere contro di noi? Sì, tanto non ho niente di meglio da fare. Stavo qui con la mia palla di fuoco a chillarmela, quindi aspettavo qualcuno che potesse combattere. Ed è da solo, quindi è molto forte, vuol dire. Non è una buona cosa. Mamma mia, Cole! Un po' che fa la melodia, che non ho mai capito che roba fa la melodia. Non ho capito se gli fa male, non vedo. Sono cieco. Ora! Sono crepato come un idiota con Cole. Andiamo a cercare l'altro yokai. Oh, ciao! Sì, siamo qui per sfidarti. Tra l'altro, gli unici che hanno preso danni, gli unici yokai, sia meglio, gli unici personaggi eravamo io e Velenombra. Gli altri non sono neanche stati toccati, anche perché tutti quanti gli attacchi venivano indirizzati addosso a me. Onyuchkarou, facciamo un po' di potere Oni. Vai. A parte che posso usare il braccio Oni quanto voglio con la X. Attacco pesante fino a che non si scarica. Eccola qua. Però non beccare sempre a me, sai? Potresti anche beccare qualcun altro. Bravo, bravo, bravo. Oh. E quanto dura quell'attacco? Oh! Dura un po' troppo quell'attacco. Dovevo un attimo fare un po' di repositioning perché stavo messo malissimo proprio. Goemon! No, debolino. Debolino davvero, non me l'aspettavo così debole. Faccio più danni così faccio, che non coglioni, dai, che cavolo. Vedi? Che delusione gli altri effetti del Watch. Goemon me lo aspettavo più forte. Forse devo ancora potenziarlo, ma è già potenziato. Devo potenziarlo ancora di più. Eccolo! Ohohoi! Ohohoi! Ma non è lei! Ma non metto più a Jorianna, devo sconfiggere, scusami. Dove la trovo? Eccomi qua. Ma perché sei qui tu? Non potevi essere quella della scuola? Ciao. Tutto questo mi ha già messo una gran tristezza. Pia Giorianna, potremmo chiederti di combattere contro di noi? Ah, solo questo. Pensavo che voleste fermarvi un po' a parlare. Comunque ci sta. Perfetto, cominciamo. Tra l'altro, la pioggia Arianna. Tra l'altro, pioggia. Ah, pioggianna. Non pioggia Arianna. Sono molto confuso. Bella pare. Bimba. Tu devi stare buona però, eh. Cioè tu non puoi attaccare così come. Ce l'ha con me, ce l'ha con me. Getto d'acqua. Poverina. Che fa il raggio incantante? Niente. Getto d'acqua mi piace. Buono. Molto molto buono. Tutti quanti a posto. Così almeno anche Akala si dà da fare, dai. Tutti quanti abbiamo fatto l'attacco in combo. Proprio io vi do.
un applauso proprio perché siete stati bravi. Gli yonek che abbiamo sconfitto ti hanno informata? Cos'è? Tu sei andata personalmente a parlare con loro per dirci di combatterli? Va bene, ci può stare. Nonna. Allora, questo potenziamento... Nonna, io ho da fare. Di cosa hai bisogno? Tè dell'anima. Preso dal distributore del parco. Ah, avverto qualcosa qui intorno? Strano. Ma come una lotta, così. Vabbè. E quindi c'era da combattere un distributore ulteriormente. Che poi è una cosa stupida. Non è la prima volta che battiamo yokai di rango A. Li abbiamo trovati tra l'altro con i nostri watch di rango inferiore. Il che è una stupidaggine assurda se ci pensiamo, quindi, questa prova. Avanti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È stata lunga la strada per un potenziamento, però almeno è fatta. Wow. Sì, davvero, wow. Grazie mille. Non dovete ringraziarmi, sono sicura che abbiate capito. Le prove che vi assegno sono tutte mirate a migliorarvi come individui. Sì, mi sento molto meglio ora che ho sconfitto uno yokai che ho sconfitto già altre volte, sai. No, pensavo uno yokai diverso, un rango A. No, ogni butore l'ho sconfitto altre tre volte, però... Chi siamo noi per dire che non va bene? Ed ora che il rango A è conseguito con successo, ci sarebbe un posto da visitare. Era nella Torre Marina. Sì, per prendere qualche oggetto particolare, nulla di che. Certo, questa pure ad aspettarci proprio qui davanti, eh. Ci picchia lei. Un'esfera grande. Beh, non male. Ad ogni modo, abbiamo preso anche... l'esfera grande che era nascosta dal varco orologio rango A. Direi quindi che possiamo concludere anche questo episodio di Yokai Watch 4. Nel prossimo tornerò nel passato per parlare con Alistair e Perla. Vediamo cosa hanno da dirci di tanto importante. E magari vedere dove ci condurranno le avventure che stanno per volgere al termine, anche se non sembra. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.